ogni 2 anni, no, si svolge Love Design. Certo, ogni 2 anni sta splendida cornice della Fabbrica del Vapore ed è una delle iniziative che sostengono la ricerca. Ci sono tanti modi indubbiamente di sostenere la ricerca: donazioni, cioccolatini, arance, la festa della mamma con l'azalea. Questa è un'iniziativa credo molto particolare, perché in un certo qual senso c'è un fil rouge tra la creatività dei designer e l'innovazione che un ricercatore cerca di mettere in atto. Quindi noi lavoriamo nei laboratori di ricerca. Gli architetti, i designer lavorano e creano e mi sembra che questa possibilità di connettere questi due mondi sia molto molto interessante. A noi piace molto, noi la frequentiamo perché, sempre. Cioè, unirei un terzo attore, no? Che chiude il cerchio virtuoso di operazioni come queste, che è anche chi acquista poi i pezzi di design, no? Perché è un modo di fare cultura, nello stesso tempo di responsabilizzare sulla ricerca, ma anche di essere utile a chi acquista, perché i prodotti sono belli. La trovo sempre una grande opportunità anche per i giovani che possono venire, comprare l'oggetto particolare, arredarsi un pezzetto di casa, non dimenticandosi della creatività italiana, ma con un fine estremamente positivo: i soldi per la ricerca. Lei faccia conto che grazie a questa iniziativa AIRC sosterrà 3 borsisti, 3 borse di studio per un percorso di ricerca. E non perché io sono una ricercatrice che ha sempre avuto la possibilità di avere i finanziamenti AIRC su base competitiva e quindi questo ha mantenuto le mie ricerche, però le devo dire che credo che AIRC sia stata una delle prime, se non la prima, a capire l'importanza dei giovani e a disegnare dei percorsi e una motivazione speciale per i giovani ricercatori, ancora precari ma con una certa solidità nel portare avanti le loro ricerche. A proposito di questa precarietà, insomma, in Italia riusciremo a dare enfasi a questo tipo di professioni che sono indispensabili, come succede all'estero, che tante volte ci perdiamo anche talenti per strada? Assolutamente, guardi, noi lavoriamo come possiamo, cioè il nostro non è un lavoro, il nostro è un'attività, è una passione che condividiamo con tanti giovani che non potremmo portare avanti senza i giovani, perché io non sono più creativa, io ormai sono statica, ma ho bisogno di qualcuno di linfa. Allora, io sono positiva e speranzosa, mi sembra che adesso anche qualche iniziativa a livello governativo, a livello del Ministero della Salute si stia muovendo per dare meno precarietà ai nostri giovani, che sono molto bravi, che quando noi mandiamo all'estero, perché per imparare, sì, e poi non ce li ridanno più. Che tra l'altro, questo è importante, ricordiamolo, esistono professioni che sono passioni, comunque. Questa è passione, questa è sicuramente passione, perché lei sa che ora inizia la mattina, ma non sa che ora finisce la sera. E allora molto spesso ci si sposa con una persona o si convive con una persona e col laboratorio, quindi è un pacchetto, ricercatore-laboratorio. Da che punto è la ricerca, insomma, che passi in avanti state facendo e a cosa si sta lavorando prioritariamente? A me sembra che si stiano facendo dei passi notevolissimi, anche perché faccia conto che io lavoro nella ricerca da qualche decennio. Decisamente lavoro all'Istituto dei Tumori di Milano, quindi ci sono entrata per la preparazione della mia tesi di laurea, sono ancora lì, con grande piacere, e ho realmente assistito, io ho avuto credo il privilegio di vedere le modifiche, le acquisizioni della ricerca da quando negli anni 80 si lavorava in una certa maniera e ancora le campagne di screening non erano allertate, quindi c'erano... Le pazienti arrivavano con tumore al seno in fase avanzata, adesso che ovviamente si arriva. È molto cambiato anche in quello che noi stiamo studiando. Adesso si parla molto di biopsia liquida, si parla molto di andare a cercare nel sangue, quindi con un esame minimamente invasivo, i messaggi che il tumore e la cellula tumorale rilasciano. E questa è una cosa per me stratosferica, bellissima, ci credo veramente tanto, credo che cambierà l'approccio, la possibilità anche di una cura personalizzata nella misura in cui noi saremo capaci di identificare questi messaggi con un prelievo di sangue. Siamo già a buon punto.
Io la ringrazio, anche perché veramente, intervisto tante persone, ma vedere una luce così negli occhi sono sicura che riuscirà a affascinare molti giovani e a ottenere dei risultati grandiosi. Grazie mille. Grazie. Grazie.